Pulsante rosso o pulsante arancione? Labirinto o casa stregata? Nel Luna Park più bello del mondo la scelta aspetta a te! Il Luna Park di Eric e Dominique in libreria! Se tocco il piscino, ci sono due portieri misteriosi! Sono quei due neri? Beh, Eric, tu ne vedi altri? Avete solo 5 round e dovete scegliere un portiere alla volta! Dovete trovare la candela d'oro! La candela d'oro? Sì, la candela d'oro! Wow, sembra una cosa importante! Se non la troverete, avrete perso! Grazie, dottor Timothy. Ciao! Buongiorno ragazzi! Io sono Eric e io sono Dominique. E chi siamo noi? Chi siamo noi? Insieme! 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 Mi sono allontanata soltanto 2 minuti dalla piscina e il dottor Timothy è venuto qui per metterci questi contenitori giganti? Sono forzieri! Forzieri dei pirati! A me sembrano dei contenitori neri. Sono molto grandi però, chissà che cosa c'è lì dentro! Magari ci sono molti tesori. E poi hai sentito? Ha detto candela d'oro. Non d'argento, d'oro, ancora di più! Sarà molto costosa. Non lo so, mi sembra strano. Se li ha messi il dottor Timothy, secondo me lì dentro non ci sono cose buone. Ma non possiamo fare altro che scoprirlo e accettare la sfida. Accettare e vincere! Primo, perché voglio la candela d'oro. Secondo, perché non vorrei mai perdere una sfida contro il dottor Timothy. E allora scegliamo un portiere. Chi inizia? Pari miei! 3, 2, 5, Dipper, inizio io! Vai! Tesoro, sto arrivando! Era proprio necessario entrare così. Se trovi davvero un tesoro lì dentro, dividiamo. Round 1! Devo scegliere solo un portiere tra questi due. Sono uguali, quale scelgo? Non lo so, fai tu la scelta. Vado a vedere meglio da più vicino. Ma cosa vuoi guardare? Sono uguali. Secondo voi, ragazzi, cosa ci sarà lì dentro? Può esserci di tutto. E soprattutto, come li tiriamo fuori da lì? Ma cosa sta cercando Eric? Che sta guardando? Ehi, Eric, hai deciso? Ho deciso, Dominique! Cerco questo! Questo? Perché questo? Non lo so perché. Ok, va bene, dai. È pesante! È così pesante? Ok, vengo a darti una mano. È pesantissimo! No. Wow, è davvero grande! Fuori dall'acqua sembra persino più grande. Che fatica! Spero tanto che ne valga la pena e che dentro ci sia un tesoro ricchissimo. Mi fa un po' di paura, ma sicuro che dovremmo aprirlo? Sì, dobbiamo aprirlo. Ma allora perché non lo apri tu? Io? No, aprilo tu. Proviamo. Mi allontano un pochino. Ha 2 chiusure, una qui e una qui. Bene, adesso è libero. Ok. Se ci fosse qualcosa lì dentro sarebbe già uscita, no? Tipo un dinosauro. I dinosauri sono estinti, però magari c'è un mostro. O che ne so, un animale feroce. Dai, Dominique, non fare la fifona, alza il coperchio mentre io mi allontano. Ok. Vado piano. Cos'è? Ma... Eric, lo vedi anche tu? Sì, ed è bellissima! È tutta la nuova linea scuola dei D'Insieme! C'è tutto, zaini, diari, portacolori... Io mi aspettavo delle monete o dei lingotti d'oro, ma questo è anche meglio! Finalmente è arrivata e la stiamo vedendo insieme per la prima volta! Non vedevo l'ora di vederla! Ed ecco a voi tutta la nuova collezione! Che ve ne pare? Vi piace? È tutta super colorata e super bellissima, ma ci sono 2 varianti. E questa è la mia preferita! Guardate che meraviglia! Sfondo rosa e tantissimi colori colanti! Sotto la nostra scritta D'Insieme e poi ci siamo noi due! E lateralmente ci siamo sempre noi, ma che facciamo un sacco di cose! Cantiamo, ci spaventiamo! E questo per colpa di Timothy e di Ginio! Ci sono anche loro! E poi c'è quello azzurro e giallo! Ci siamo sempre noi, la nostra scritta e io sto mangiando addirittura una ciambella! E di lato, Ginio e Timothy! E poi potete scegliere tutto quello che vi piace di più! Infatti c'è lo zainetto, lo zaino grande e il mega zaino che è anche un trolley! C'è il portacolori a 3 zip! Guardate quanto è bello!
bello questo! L'astuccio ovale! E poi c'è una bellissima novità che non abbiamo mai fatto! Una super valigetta che si apre e dentro ha tre cerniere con tantissimi pennarelli, grandi e piccoli! Poi c'è una nuova borraccia, nuovi quaderni, nuovi diari! Quale vi piace di più? Ma questo cos'è? Qualcosa. È un biglietto. Dice: trovate il messaggio segreto nascosto qui da qualche parte in un minuto. In che senso? Oh, vedendo la linea scuola mi stavo quasi dimenticando della sfida. Dato che non abbiamo trovato la candela d'oro, questo è il portiere sbagliato e quindi dobbiamo trovare il messaggio segreto in un minuto. È un minuto da adesso. Eric, cerca, può essere ovunque. Allora, dove può essere? Ma qui dentro, qui dentro. Apriti, apriti. Hai guardato dentro le cerniere? Ma sì, le ho aperte poco fa. Queste però no, vediamo queste. Qui? Non c'è, no, qui nemmeno, no. Forse qui. Fai vedere, dai. No, neanche qui. Forse qui. Gli zaini, Dominique, gli zaini. Un messaggio segreto qui potrebbe essere ovunque. Ci sono un sacco di tasche dentro questi zaini e portacolori. Fai vedere. Forse qui, nella tasca grande. E allora? Forse qui. C'è qualcosa? No, non c'è niente. Aiutami, controlla il resto. Forse nei quaderni, guarda i quaderni. Oh, nei quaderni. Giusto, forse in questo quaderno? Non c'è neanche qui! Forse è qui. Vedi qualcosa? No. Vedi no. Qualcosa di strano? No, non vedo niente! Sono troppe pagine per sfogliarle tutte in un minuto! Già, ci sono tantissime cose. Mi sembra di vedere qualcosa! Cosa? Il mio diario preferito è quello bianco. Dottor Timothy, è questo il messaggio segreto! Ma perché ci teneva a dircelo? Quindi il tuo diario preferito è questo, dottor Timothy? Anche il mio! Non saprei. I miei diari preferiti invece sono questo, guardate, e questo. Non so decidere. Missione compiuta appena in tempo. E voi ragazzi, quale preferite di più tra tutte queste cose? Quale prenderete? Trovate tutta la nostra collezione per la scuola in tutti i migliori negozi e sul nostro sito dinsieme.it. Quando prenderete qualcosa, fatevi una foto e taggateci. Non vediamo l'ora di vedervi con le nostre cose e di venire a scuola insieme a voi. Senti, senti, Dominique, la barzelletta di Ommi. Sapete qual è il colmo per un robot? Avere i denti da latta. Adesso basta! Dovete continuare la sfida! Subito! In effetti ha ragione. Dovremmo proprio continuare adesso. Ma la nostra linea scuola era irresistibile. Round 2! Eric, quale dovrei decidere tra queste due? Quella a destra! Vorrei davvero trovare questa candela d'oro! Quella a sinistra! Questa? No, 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 quella a destra, quella a destra! Dici questa? Quella a sinistra, anzi! Ma Eric, vabbè, decido io! Questa! Questo? Era quello che volevo decidere io! Vediamo se è pesante! Dai, dai, salilo tu! Dammi una mano, Eric! Non vorrei mica farmi fare tutto da sola! Oh, 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 oh! Forza, portiamolo fuori! Che fatica, dottor Timothy! Ah, oh, ma questo pesa anche di più! Forse pesa troppo per esserci una candela d'oro! Cos'è? Un candelone gigante! Stavolta lo apri tu, non posso mica fare sempre tutto io! Ok, poco fa, è stato piacevole! Stai attento! Chissà cosa ci sarà qui dentro! Candela d'oro! Cos'è? Ah! Eric! Ok, è un po' terrificante, ma non c'è bisogno di fare così. Dai, Eric, torna! È uno scheletro finto! Oh, che spavento! Ok. Piuttosto, purtroppo mi sa che anche questo forziere è quello sbagliato. Altro che tesoro! È terrificante uno scheletro lì dentro. Dominique, ma è bendato! Per quale motivo è bendato? Non lo so, è carino. Forse stava riposando chiuso lì dentro, che ne so io? Non lo so perché sono bendato! Ma lì c'è un biglietto! Vediamo un po'. Come poco fa? Uno di voi deve bendarsi e camminare lungo tutto il bordo della piscina. Lo fai tu! No, 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 lo fai tu. No, 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 lo fai tu, lo fai tu, lo fai tu. Poco fa ho fatto. Eric? Eric, chi è che ha trovato poco fa il messaggio segreto appena in tempo in un minuto? Ok, sei stata tu. Quindi adesso tocca a te. Bendati. Iniziando da qui, dovrai camminare lungo tutto il bordo. Da bendato. Sarà sicuro? Sì, non ti fai male. Al massimo cadi in piscina. Ma non è sicuro per niente. Se cadi in piscina e perdiamo la challenge. Quindi cerca di non sbagliare. Ok, sono pronto. Io e il mio nuovo amico ti osserveremo da qui. Vai, Eric. Buona fortuna. Ok.
cammino. Fa attenzione. Sembra facile. No, 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 Dilla, no, no. Che c'è? Dall'altra parte. Non posso aiutarti più di tanto. Sta attento. Okay. Cerca di non cadere in piscina. Tocco il marmo. Hai fatto ancora pochi centimetri, dai. Davvero? Dove sono ancora? Vai così. Senza il vuoto. Oh, Eric cade anche quando ci vede benissimo. Figuriamoci così. Secondo voi ce la farà? Dai, Eric. Siamo soltanto al secondo round. Non voglio perdere adesso. Perché la piscina è tutta corva. Ok, ma dovresti conoscerla. Tieni l'equilibrio. A forma di fagiolo. Eric, che fai, Eric? Non sono caduto. Mantieni la calma e la concentrazione. Quindi da questa parte c'è l'acqua. Perché non l'avevi capito? Mi muoverò a granchio. Ok, continua così, bravo. Uffa, ok, forse neanche troppa calma, così non finiremo mai. Sto arrivando. Sì, ancora un po'. Eric! Non sono caduto. Ci sei? Ci sei quasi? Ancora poco? Dai, ce l'hai fatta! Ah. Eric! Ce l'hai fatta. Ma che è successo? Per un pelo. Ho finito? Posso sbendarmi? Sì, Eric. Round 3! Poco fa sono stato bravo a scegliere, sicuramente più bravo di te. Vado a controllare sott'acqua. Immersione! Ma sono chiuse, non puoi capire nulla. Fa come vuoi. Scelgo questa, Dominique. Ok, tirala su. Ma... vuoi una mano, ti aiuto? No, questa è più leggera. È leggera? Sì. Oh no, Eric. Credo che allora non sia piena di tesori. Forse c'è la candela d'oro. Una candela può essere piccola e leggera, ma se è d'oro... andiamo a vedere. Ok, stavolta ci penso io, non dire niente, lo so già. Oh, chissà che cosa c'è. Speriamo che sia davvero una candela. Sono curiosissimo, cosa c'è? Ma... non c'è nulla! Ma niente, niente di niente! Cioè, c'è un biglietto. Cosa dice? Uno di voi deve entrare per intero dentro questo forziere. Eric? Sì? Lo fai tu. Cosa? No, lo fai tu. Dai, Eric. No, fallo tu. Io ho un po' di mal di schiena oggi. Ai. Dai, Eric. Che c'è? Vuoi vincere questa sfida? Sì. E allora, tra noi due, pensaci. Chi è quello più... un po' più atletico, diciamo? Io, senza dubbio io. E allora, chi è che deve entrare lì dentro? Io, senza... no, aspetta. Va bene, ci penso io. Lo faccio io. Io non voglio perdere per colpa tua. Tu non saresti capace. Allora... guarda che è piccolo, devi trovare la giusta posizione. Ci entro. Devi entrare bene. Ci entro. Wow, ma sta diventando piccolissimo. Ok, forse non ci entri. Sei più grande dello scheletro di poco fa, anche perché tu hai anche i muscoli e la pelle e tutto il resto. Che muscoli? No. Oh sì, certo, rispetto allo scheletro di poco fa, i tuoi sono tanti muscoli. Dominique, fammi concentrare. E allora, 1, 2 e 3. Ci entri? Ci entro davvero! Ragazzi, ci entro davvero! Ci entra! Okay. Posso persino chiuderlo! Wow, ragazzi! Eric? È un po' scomodo. Ragazzi, ci entra davvero. Bravo, Eric. Ok, penso che può bastare. Può bastare, secondo voi? Eric, tutto bene lì dentro? Stai un po' scomodo? Vuoi uscire? Quanto tempo? Secondo voi può bastare? Quanto tempo? Posso uscire? Ok, tiriamo fuori. Vai! Ai, adesso mi fa veramente male la schiena. Round 4! Non saprei, sono molto indecisa. Tu poco fa hai scelto questo. Sì. Ed era vuoto. Forse potrei scegliere questo. Ok, va bene, prendo questo. È abbastanza pesante, Eric. Pesante? Sì. Forse è quello giusto, speriamo. È la nostra penultima possibilità. Aiutami, non startene lì impalato. Lo apro io, stavolta me lo sento. Stavolta abbiamo trovato il tesoro. La candela d'oro. Vediamo. Cosa? Eric, ma quelle sono tantissime monete! Abbiamo trovato il tesoro! Siamo ricchi! Lo senti, Dominique? Lo senti? Eric! È il suono della ricchezza! Insomma, calmati. Sono un po' di monete. Tante monete! Senti un foglio qui. Cosa dice? È una banconota. Dovete trovare la moneta con il buco in 30 secondi! Da adesso, 30 secondi, Eric! Ora, via! Dai, Eric, cerca! Sto cercando! Aspetta un momento, ma cos'è una moneta col buco? Io che ne so, è una moneta ma con un buco. Prova a trovarla. Sì. Come può essere? Abbiamo solo 30 secondi. Voi ragazzi riuscite a vedere questa moneta con il buco? Io non la vedo. Sono tutte monete normali. 1 euro, 2 euro, 5 centesimi, 20. Dov'è? Visto il tempo stringe. Dov'è? Voi la vedete? Ti prego, Eric, non possiamo perdere così. Monetina, qui la vedi? Vediamo. No. Eric, l'ho trovata.
sì! Oh. Eric, ma che fai Eric? Non l'ho persa, qui, qui, la moneta col buco! Appena in tempo anche stavolta. Wow, ha davvero il buco, che strana. Eric, sono 50 yen, è una moneta giapponese, non ricordi? Comunque, mentre tu guardi quella io mi porto te. No, 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 aspetta, facciamo un metà all'uno. No, facciamo due parti io e una parte tu. Ho trovato io la moneta. No, vediamo se funziona. Desidero trovare un tesoro. Eric, adesso è tutto nelle tue mani. Abbiamo l'ultima possibilità. Se non troviamo questa candela d'oro, abbiamo perso. Dopo tutta questa fatica. Ultimo round! Dominic, non fare così, mi metti ansia. Fammi concentrare, devo connettermi con quello che c'è dentro. Vado! E ci risiamo. Ma quanto gli piace andare sott'acqua? Uffa! E dai, Eric, che idee ci sono? Non mettermi in fretta, è una decisione importante. Sì, ma sta facendo buio. Ok, ho deciso, sarà questa. Finalmente! Afferrala e portiamola fuori. Questo sarà il forziere definitivo. Sì, dai Eric, scopriamolo. Com'è? È pesante? È leggera? È meno pesante della prima, ma più pesante della seconda. Non riesco a resistere, portiamola fuori e scopriamo la verità. Scopriamo. È il momento della verità. Vinceremo o perderemo? Candela no o candela sì? Cosa? C'è lo zaino. Un altro dei nostri zaini. Ok, sono contento di averne un altro. Ma questo significa che non c'è la candela d'oro. C'è qualcos'altro? Controlla. È il solito foglietto? Strano, c'è solo lo zaino, non c'è neanche un foglietto. Questo significa che abbiamo perso. Abbiamo perso la sfida. E significa che il dottor Timo ti farà qualcosa di terribile. Si inventerà sicuramente qualche punizione, qualche penitenza. Dopo tutta la fatica io ho fallito. Devo scegliere tra due scelte. Ho fallito. Ehi, Eric. Che c'è, Dominic? Lo zaino è pesante. C'è qualcosa dentro, lo apriamo insieme? Cosa? Forse potrebbe esserci qualche brutta sorpresa. Per favore, fa che magari sia bella. Magari qualche scherzo. Per favore, fa che sia magari bella. Ti prego, fregati, Dominic. Il foglietto. Oh, magari, Dominic. Magari. Cosa c'è? Cosa c'è? Dominic, dimmelo, cosa c'è? Una candela. Edo? Non lo so, di sicuro è dorata, però secondo te è davvero oro? Sì, secondo me sì, l'ha detto lui, candela d'oro. Comunque, ha un buon odore. Ricco, sì, ricco, sono ricco, sì, ricco. Ok, Eric, datti una calmata, Eric! Non so se sei ricco e se quella candela è davvero d'oro e se vale davvero dei soldi, però una cosa è sicura, abbiamo vinto! Anche stavolta contro il dottor Timothy. E poi, soprattutto, abbiamo la nostra nuova linea scuola. Ed è persino più bella degli altri anni. La trovate in tutti i negozi e sul nostro sito d'insieme.it. Ricco, ricca. Per quanto andrà avanti così? Ricco. D'insieme. D'insieme.